Here's the bell. One lap for goal. He's reaching back for one more gear. Trying to hold up lead. They bump. They bump. Oh! Olimpiadi invernali del 2002, Salt Lake City, Utah, Stati Uniti. Stephen Bradbury, pattinatore australiano, vince la medaglia d'oro dei 1000 metri nello short track, scrivendo la storia. Mai nessuno, proveniente dalla desertica terra dei canguri, aveva raggiunto un tale traguardo nei giochi del ghiaccio e della neve. Mai nessuno, però, aveva vinto in quel modo. E già dire che sei un pattinatore australiano fa ridere di suo, mettici il fatto che la tua carriera è stata ridicolizzata da tutti, che hai vinto una medaglia d'oro in una delle più rocambolesche e fortunate cavalcate nella storia dello sport olimpico, che c'era gente pronta a togliertela d'ufficio e tristi personaggi della TV lì per prenderti in giro. Aggiungi che prima di quella famigerata vittoria eri uno dei più talentuosi, improbabili fenomeni del tuo sport. Avevi portato la nazionale australiana la prima medaglia in un'olimpiade invernale, ma poi ti eri spaccato il collo e reciso il femore, rischiando di morire per due volte. Non avevi smesso però lo sport che amavi per inseguire un sogno che sembrava ormai utopia. Avevi la rabbia dentro e non volevi arrenderti. Suono di pattini che sprecciano nel silenzio di un'arena del ghiaccio tra il deserto. Stephen Bradbury allora sapeva che dentro sé, alla fine dei giochi, aveva più forza di tutti e poteva essere l'unico uomo rimasto ancora in piedi. Poteva essere l'ultimo sopravvissuto. Australia. Terra del surf, del cricket, del rugby, della pallanuoto, sicuramente non del pattinaggio su ghiaccio. Stephen Bradbury ci nasce verso la metà degli anni 70 e prima di compiere i 10, il padre, pattinatore professionista, lo introduce nel mondo dello speed skating. Il Canada aveva dominato lo sport per anni, seguito dal tempo da paesi europei, dal Giappone, dalla Cina e dagli Stati Uniti. L'Australia, almeno nella sua più grande parte, il pattinaggio di velocità e anche quello su pista lunga, nemmeno sapeva cosa fosse. Negli anni 30, Kenneth Kennedy di Sydney partecipò a due Olimpiadi arrivando sempre tra gli ultimi posti. Colin Hickey sorprese tutti con un settimo posto nel 1956. Colin Coates arriva sesto nel 76 e poi nient'altro, non solo nel pattinaggio ma in tutti gli altri sport invernali, tra lacrime, sudore, freddo, ghiaccio e neve. Arrivata agli anni 90, l'Australia non aveva mai vinto una medaglia ai giochi olimpici invernali. Tutto iniziò a cambiare quando nel 1988, in quel di Calgary, in Canada, lo short track venne introdotto come sport dimostrativo. Se vi state chiedendo cosa diavolo sia lo short track, beh, questa è la domanda giusta. 111,12 metri di lunghezza per una pista concentrica dove si sfidano dai 3 ai 9 talenti del ghiaccio, poche protezioni, contatti, imprevedibilità, adrenalina e rischio. Tutto questo affascinò il giovane Bradbury dall'Australia, il quale da sempre amante della velocità iniziò ad essere notato come più grande talento speciale dalla sua improbabile nazione in questa nuova roboante disciplina olimpica. Alle Olimpiadi di Albertville del 1992 viene convocato, ma non tocca il ghiaccio nemmeno una volta, e così niente medaglie per la nazione giallo-verde. Al posto di Steven, il compagno di squadra, Richard Niedzielski cade quando tutto conta di più, facendo eliminare la squadra dal torneo olimpico. Nei successivi due anni che precedevano l'Olimpiade del 1994, Lillehammer, Bradbury esplode, diventa un talento incredibile, improbabile, unico nel suo genere. Arrivando ai 27esimi giochi olimpici invernali, il flash dei pattini viene considerato il favorito per la vittoria ai 1000 metri in singolo, la più pura competizione dello short track di questo sport. Finalmente anche in squadra staffetta, Bradbury porta l'Australia alla sua prima storica medaglia all'Olimpiade invernale, un bronzo nei 5000 metri appena dietro gli Stati Uniti e l'Italia. Oh.
Ma Steven sapeva che oltre alla squadra australiana di staffetta aveva l'opportunità di essere il primo australiano a vincere una medaglia d'oro in singolo alle Olimpiadi invernali. Bradbury sapeva di essere il migliore al mondo nel suo sport in quella disciplina. Doveva solo limitarsi a vincere. Ma in quella che sembrava una storia promettente, sfrecciante, sul ghiaccio inesorabile, tutto cambia. Tutto diventa estremamente più difficile in un anno. A Lillehammer, nelle gare singole, viene spinto a terra sia nei 1000 metri, in cui aveva raggiunto la semifinale, sia nei 500 metri. I pattinatori che avevano volontariamente o involontariamente spinto a terra Steven verranno squalificati, ma i sogni di gloria dell'australiano si erano schiantati contro il duro muro della verità. A volte non importa quanto duramente tu possa lavorare, devi stare attento agli altri che non hanno messo la tua stessa grinta e che l'unica cosa che sanno fare per avere una singola speranza è metterti giù prendendo il tuo posto, e se non stai attento a chi hai davanti ne pagherai le conseguenze. Montreal, Coppa del Mondo nel 1994, appena dopo le Olimpiadi di Lillehammer, Bradbury cade durante le fasi finali di una gara preliminare, direttamente sul pattino dell'italiano Mirko Wühlermin. Tutti e quattro i muscoli quadricipiti vengono letteralmente affettati. Steven cade contro le barriere e inizia a sentire il cuore battere forte. Quello è il sangue che veniva pompato sempre più velocemente fuori dal suo corpo. Perderà 4 litri di sangue, ci vorranno 111 punti per chiudere la ferita e per tenerlo in vita. L'australiano lì sapeva che nulla sarebbe stato più lo stesso, che quel dolore atroce provato l'avrebbe segnato per tutta la vita. Mi ricordo di essere lì, seduto tra il ghiaccio e le barriere dopo essere caduto, e pensare: la vita è ingiusta. Eppure Steven Bradbury non demorde, per amore dello sport, per passione, continua ad andare avanti, ad allenarsi per un'altra Olimpiade prima del ritiro, per un'ultima chance alla gloria individuale. E le cose iniziano ad andare meglio. Il muscolo reciso, anni prima, mostra segni di forza in un Bradbury ancora nei suoi 20 anni. L'australiano si allena con più volontà e più forza che mai. Sente che il suo corpo sta tornando. Si sveglia presto la mattina e rimane ore e ore sul ghiaccio, con un unico obiettivo: sfrecciare al meglio che può alle Olimpiadi di Salt Lake City 2002 in America. Ma ancora una volta, quando tutto sembrava essere fantastico, almeno sembrava tornare a essere tale, Bradbury tocca la morte con un dito. Nel settembre del 2000, durante una sessione di allenamento, un compagno di squadra di Steven cade davanti a lui. Steven, nel tentativo di saltarlo per non investirlo, capitola contro le barriere con il collo completamente esposto. Nella vita nessuno va avanti senza delle sofferenze personali, eppure sembra che qualcuno debba soffrire più di altri e che chi soffre meno sia chi faccia soffrire gli altri. Steven Bradbury era conosciuto per essere buono, solare, positivo, incapace di mostrare sofferenza anche nei momenti più bui. A volte sembra che lo scopo di certe tragedie sia semplicemente spegnere l'anima, mettere alla prova, ma è impossibile farlo a chi non sa mollare e a chi ama vivere. Frattura delle vertebre C3 e C4. L'australiano viene operato, gli viene installato un supporto halo con 4 perni avvitate nel cranio, bulloni e placche messi nella schiena e nel petto per stabilizzare la colonna vertebrale e evitare la morte. I medici dissero esplicitamente a Steven di non presentarsi mai e poi mai sul ghiaccio, di chiudere la sua carriera. Con un femore reciso completamente, con un collo instabile, qualsiasi caduta avrebbe compromesso per sempre la vita dell'australiano. E proprio per questo tornò ad allenarsi contro il parere dei medici. Steven Bradbury aveva dentro qualcosa in più e lo sapeva. Le Olimpiadi di Salt Lake City 2002 sarebbero state le sue ultime. Sarebbe finita così la carriera del promettente australiano volante, con un'ultima volta ai giochi, almeno per provarci, almeno per dire di essere stati sconfitti, sì, ma combattendo come leoni e finendo la battaglia con i propri termini. Bradbury era nessuno davanti al niente. Ma nessuno di più pericoloso esiste di chi non ha niente da perdere. Steven Bradbury non sapeva che alle Olimpiadi di Salt Lake City del 2002 in America sarebbe accaduto qualcosa che sarebbe rimasto nella storia degli sport olimpici. Era solo consapevole del fatto che stavolta avrebbe gareggiato in modo diverso, stavolta non avrebbe corso con la furia di essere davanti agli altri, ma con la furbizia dell'aspettare l'errore da spietato opportunista. Sapeva Steven Bradbury dentro di sé che poteva essere l'ultimo uomo rimasto in piedi.
tempo di Olimpiadi, nel 1500 metri la storia dell'ultima decade di sfortuna si ripete, il Flash, non più Flash australiano, viene eliminato impietosamente ai quarti, accade lo stesso nei 500 metri, caschetto abbassato, coda tra le gambe, almeno si sarebbe gustato e goduto l'esperienza delle Olimpiadi in America come uno spettatore che vive in prima persona il grande evento. Steven si era però qualificato anche per la distanza che era la sua specialità, i 1000 metri. Se Bradbury aveva fallito in una distanza superiore, 1500, dove la velocità era minore, nel più breve chilometro non avrebbe avuto nemmeno una chance. Ma questo era ciò che veniva raccontato sulla carta, non nella vita vera. Era l'ultimo torneo della sua carriera. Lì dove doveva diventare campione assoluto 10 anni prima, dove doveva avere quella medaglia d'oro, la speranza è però l'ultima a morire. Steven Bradbury il 16 di febbraio del 2002 avrebbe incontrato il destino in un appuntamento insperato. Vince la batteria dei preliminari superando un 4 volte campione mondiale e vola ai quarti, anche se con poche speranze, visto che il suo corpo era già stanco dai precedenti tornei e dai vari infortuni che lo logoravano nel tempo. Inaspettatamente riesce a superare i quarti di finale, ma non perché aveva ritrovato lo slancio o perché aveva ritrovato il benessere di un tempo, ma per spudorata fortuna. Arriva terzo nella batteria, venendo quindi eliminato, ma proprio mentre abbattuto stava uscendo dal palazzetto del ghiaccio, pronto a ritornare tra i deserti, gli viene detto della squalifica del francese Marc Gagnon, che era giunto al secondo posto. Steven scala egli stesso al secondo posto dopo la squalifica, qualificandosi quindi alle semifinali. Un colpo di fortuna, pensa, difatti nella semifinale si sarebbe trovato davanti i campioni entrati nella storia dello sport. Qualificarsi per la finale era semplicemente utopia. Prima di entrare nel palazzetto per le semifinali, seduto sulla panchina degli spogliatoi, l'australiano, con un sorriso sarcastico, alza la testa e guarda la sua allenatrice Han Zhang, la quale gli comunica una strategia sopraffina, pattinare dietro tutti gli altri sperando in una caduta per qualificarsi alla finale. La strategia era ovviamente ridicola, ma era l'unica attuabile. Bradbury, stanco e afflitto dagli infortuni subiti per tutta la sua carriera, era semplicemente distrutto e poteva solo affidarsi alla logica e alla probabilità, e anche alla fortuna. La vita è fatta di momenti inspiegabili, di storie a lungo termine che vanno a incrociarsi e a chiudere cerchi che sembrano inizialmente parentesi distintamente lontane. Il destino inizia a restituire a Steven Bradbury tutto quello che gli aveva tolto durante la carriera e anche durante la sua vita. Dei 5 partecipanti alla semifinale, 3 cadono rovinosamente. Il primo arrivato viene squalificato. Bradbury vince a tavolino e va in finale. La gente si accorge, inizia a capire che c'era qualcosa di dannatamente assurdo e divertente nel vedere un australiano vincere nel pattinaggio in quel modo. Arrivare alla finale era già un mezzo miracolo e Steven era decisamente già contento così. Sapeva che non poteva nemmeno competere con delle leggende dello short track qualificatesi come Apollo Ono, Victor Hahn e Matthew Turcotte ed era fisicamente sfinito. Bring it on, dice l'australiano inquadrato dalle telecamere di tutto il mondo. Steven Bradbury, dopo quasi 20 anni di sofferenza, era arrivato alla finale olimpica dei 1000 metri nello short track, ma le possibilità di vittoria erano praticamente inesistenti. L'australiano parte malissimo, viene staccato da tutti nei primi metri e guarda la gara da lontano. Il pubblico generalista ride di gusto. Che diavolo ci faceva quell'australiano lì? Era imbarazzante. I 1000 metri si corrono velocemente e Bradbury arriva quasi a essere doppiato dal quartetto di testa per poi recuperare un po'. Ero stanco, ma sapevo che gli altri 4 erano sotto pressione. Io ero l'unico con nulla da perdere. Ultimo giro, i 4 davanti battagliano senza esclusione di colpi. Apollo Ono, l'americano, sta dando l'anima per vincere in casa e gli altri 3 hanno la chance della vita, essendo al tempo nuovi arrivati alla loro prima finale. Bradbury è ormai l'esempio della rassegnazione, ma dentro di sé, con in testa ciò che era accaduto nei quarti delle semifinali, sapeva che qualcosa poteva ancora accadere. All'ultima curva, l'utopia diventa realtà.
Apollo Ono cerca di forzarsi avanti per prendere la vittoria nella sua terra natia, ma fa cadere tutti, effetto domino, rimane solo un uomo rimasto in piedi, il pattinatore australiano, che era uno dei più talentuosi e improbabili fenomeni nel suo sport, fino a quando si era reciso un femore, spaccato il collo rischiando di morire due volte. Quel pattinatore non aveva smesso lo sport che amava, aveva la rabbia dentro e non voleva arrendersi. Stephen Bradbury sopravvisse a tutto questo per vincere la medaglia d'oro nei 1000 metri nello short track alle Olimpiadi di Salt Lake City nel 2002. Al contrario di ciò che si possa pensare, di ciò che è stato fatto credere, Bradbury venne ampiamente fischiato dal pubblico americano. Apparentemente felice della vittoria, torna negli spogliatoi ridendo incredulo. Era diventato anche l'idolo dei media, quella storia era perfetta per l'effetto che faceva. Stephen Bradbury divenne in un amen la mascotte sportiva del momento e di quei giochi olimpici. Mentre tutti ne parlavano, mentre i media andavano fuori di testa, mentre il mondo sapeva ormai chi era, Steven sedeva negli spogliatoi, pensando di non essere degno di accettare quella medaglia, di salire sul gradino più alto del podio. Ad un certo punto, però, trova la rivelazione. Quella medaglia non sarebbe stata accettata per quel minuto e mezzo di corsa, ma per tutta la fatica, per tutte le tragedie, per tutto il dolore e la sofferenza avute per inseguire un sogno che ormai sembrava impossibile. L'australiano entra nell'arena, sale sul gradino più alto del podio ed entra nella leggenda. Verrà ridicolizzato e schernito nel tempo. La sua storia verrà raccontata in modi diversi, storpiati, presuntuosi, quando questa, quella che vi abbiamo raccontato, è quella vera. Stephen Bradbury è l'esempio del non mollare mai, ma quanto sarebbe semplice finire la sua storia con una morale simile? Quante volte ve l'hanno detto, quante volte l'avete sentito, non mollate mai, e quante volte ha funzionato? Beh, pochissime. La vita restituisce sempre tutto a tutti. Se avete fatto del bene, avete anche incontrato la sofferenza, ma alla fine avrete qualcosa di talmente grande e bello che vi sembrerà incredibile e impossibile. Al contrario, se avete perpetrato male, se avete causato dolore, come diceva il grande Johnny Cash, potete correre per tanto tempo, ma Dio alla fine vi taglierà le gambe. Stephen Bradbury, l'esempio vivido di un sopravvissuto che ci può raccontare come la vita alla fine è una corsa, solo con se stessi. And Ono, here's the bell, one lap for gold. He's reaching back for one more gear, trying to hold on lead, they bumped. Oh, and a miracle wipeout. And then Bradbury wins. Stephen Bradbury of Australia across the line. People that think anyone succeeds because they were lucky, because a bunch of guys fell over in front of them and that was the end of the story. Well, those people are probably spending a hell of a lot of time sitting on their couch.